Salve popolo di Just Radio, benvenuti da Daniele Antonio Battaglia, alias Rugantino, e da Simone Andreoli a una nuova puntata di Formula One After Race. Ciao Simo! Ciao Daniele, un saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Benissimo, siamo arrivati, cioè, ormai alla quart'ultima gara del mondiale, gara che si è svolta in Messico, a Città del Messico per l'appunto, e padrone di casa era El Checo Perez, ero indeciso se dirlo in italiano o in spagnolo. Sta di fatto che Del Checo, a differenza degli anni passati, quest'anno si è visto ben poco tra qualifiche e gara. Perché? Perché in qualifica abbiamo dominato noi della Ferrari, come è capitato anche in altre occasioni quest'anno. Prima fila addirittura Leclerc pole position, Sainz secondo. Poi in gara invece ottima partenza delle due Red Bull, che sono partite nettamente meglio delle Ferrari, con Verstappen che ha preso subito la leadership della competizione, e alla prima curva si sono toccati Leclerc e Perez. È andata bene Leclerc, che ha avuto un problema alla bandella della parte sinistra, che poi è stata sostituita durante uno stop che c'è stato della gara per un incidente. Mentre invece il Checo Perez è andato direttamente negli spogliatoi a farsi la doccia, perché la sua Red Bull non ha avuto modo di rientrare in pista. Ha ammesso lui stesso di aver sbagliato, di aver creduto troppo nella possibilità di attaccare all'esterno in prima curva Leclerc, quindi è stato certificato come incidente di gara. Ma andiamo a vedere l'ordine di arrivo con la vittoria, abbiamo già detto, di Verstappen, che è arrivato a quota 51, eguagliando il 4 volte campione del mondo, il professore Alain Prost. Poi secondo posto per uno straordinario Lewis Hamilton, autore di una bellissima gara. Terzo posto invece per Leclerc, che poteva fare anche qualcosina in più. Fino ad arrivare a un settimo posto straordinario di Daniel Ricciardo con l'Alfa Tauri. Alfa Tauri che ha preso dei punti che gli hanno permesso di ritornare in lotta con Alfa Romeo per l'ottava posizione del mondiale costruttori. Anzi, potevano essere anche più punti per l'Alfa Tauri, perché dietro Ricciardo c'era anche Tsunoda, che durante la lotta con Piastri per mantenere l'ottavo posto ha esagerato e si è rovinato la gara. Ok, detto questo, Simo, abbiamo avuto di nuovo un dominio Red Bull in gara, perché la Ferrari non è mai stata in grado di attaccare seriamente la Red Bull. Ci poteva riuscire probabilmente alla fine Hamilton, o perlomeno si è avvicinato un po' con le gomme gialle, dopo che c'era stata quell'interruzione per l'incidente della Haas, che ha interrotto appunto la gara per qualche minuto. Però oggettivamente perché ormai dobbiamo notare solamente le cose delle retrovie, quindi appunto la lotta tra Alfa Romeo e Alfa Tauri, è questa situazione in cui Ferrari e Mercedes si stanno dando battaglia per il secondo posto nella costruttori. Ricordiamo che dietro Leclerc è arrivato Sainz, dietro Sainz Russell, quindi Mercedes, Ferrari, Ferrari, Mercedes. I punti di distacco sono 22 a favore di Mercedes in questo momento, però secondo me è un tantinello dura, nonostante i punti non siano tantissimi, che Ferrari riesca a recuperare questo vantaggio da Mercedes, anche perché Mercedes sta andando bene perlomeno quanto noi, se non più di noi, intanto in alcune occasioni. Anche perché sembra che Hamilton ha la rabbia di chi cerca la vittoria e non si accontenterà fin quando almeno non riesce a togliere il digiuno, che penso mai duri da più di un anno in termini di vittorie. Quindi fin quando Hamilton è così arrabbiato nel raggiungere una vittoria, diciamo che la Mercedes è un po' più sicura di stare davanti a Ferrari. È su Russell che forse Ferrari potrebbe fare i propri gran premi, perché non sto vedendo più quel Russell fenomeno, che sicuramente lo sarà,
Anche forse quest'anno ha patito un po' di più l'essere in Mercedes rispetto al primo anno in cui diciamo quasi se ne fregava e faceva quello che voleva. Però allo stesso tempo Ferrari, capiamo un attimo dove vogliono andare con queste prestazioni, perché a me ha fatto strano vedere un passo migliore per Leclerc con l'ala rotta rispetto a che con l'ala aggiustata. Ah, sì, Poi ci questi sono saranno. i misteri della vita. Scusa, dovevo Sì. intervenire perché è bellissimo il fatto che hai fatto bene a sottolineare che il passo di Leclerc, anche con la gomma hard che era stata montata prima dell'interruzione della gara per smarcare la seconda mescola, Leclerc ha corso, ha fatto dei tempi nettamente migliori con la bandella che non sapeva più dove appigliarsi per stare attaccata all'alettone davanti della anteriore della Ferrari, e invece quando poi gli hanno sostituito il muso durante quell'interruzione, poi la macchina è andata più piano. Vabbè, questi sono dettagli. Ricordiamo che comunque il progetto Ferrari è stato bloccato, almeno come update per quest'anno, e già si pensa all'anno prossimo, cosa che purtroppo ha già cominciato a fare da diverse settimane anche Red Bull. Quindi, Sì, cioè, forse anche da prima, solo che non l'hanno voluto ammettere. sì, vai avanti, vai avanti. No, diciamo che quindi adesso la questione riguarda soltanto vedere quanti altri record riesce a raggiungere Verstappen in questa stagione. Perché alla fine abbiamo perso anche, sai, quel brio che c'era prima di capire se Aston Martin poteva riuscire ad essere la seconda, portando una sorta di filosofia di sviluppo macchina abbastanza simile a quella della Red Bull, tant'è che si diceva inizio anno che le Aston Martin erano delle Red Bull, però alla fine è scesa talmente tanto Aston Martin che io quasi non riesco a spiegare e mi fa strano anche non sentire più le arrabbiature di Alonso riguardo il problema. Quindi qualcosa è successo in casa Aston Martin, tutti i soldi che ho ripetuto più volte durante le nostre puntate che hanno speso per costruire la galleria del vento, comunque rimodernare tutto il loro centro tecnologico, non penso giustificano questo calo di prestazioni, che qua sembra proprio che l'auto ha smesso di essere sviluppata rispetto invece a McLaren, che ha fatto tantissimi passi avanti da inizio anno. Poi comunque c'ha due gran bei piloti e ricordiamo sempre che c'è qualche testa caduta in Alpine per aver mandato via Oscar Piastri in McLaren. Ma guarda, da questo punto di vista, quello che appare, cioè così, se uno guardasse la differenza di risultati tra la prima metà della stagione e la seconda, sembrerebbe per l'appunto che mentre tutte le altre vetture, chi più chi meno, abbiano continuato a sviluppare la macchina, sembrerebbe che Aston Martin proprio non abbia fatto nessun tipo di sviluppo, mentre invece sappiamo che qualche update l'aveva portato durante la stagione. Però sta di fatto che oggettivamente, mentre all'inizio anche i team radio di Alonso, che hai voluto ricordare, sottolineavano sin dalla prima gara: "We can fight, possiamo lottare, possiamo provare a vincere qualche gran premio". Anzi, Alonso aveva dichiarato che su determinati circuiti tipo Monaco era abbastanza certo di potersi giocare la vittoria o addirittura di ottenerla davanti a Red Bull. Adesso siamo a una vettura che fatica, sta nelle prime 10, e anzi è più facile che sia fuori dalle 10 con due ritiri consecutivi di Alonso per questioni, mi viene da dire tattiche, ma non sono tante. Tecniche, cioè nel senso che ci sono state delle rotture all'interno della monoposto. Stroll, se già faceva poco quando la macchina andava forte, fa ancora di meno adesso. E quindi ritroviamo una Aston Martin che era senza ombra di dubbio la seconda forza del mondiale a inizio stagione, perlomeno nella prima parte, con Alonso saldissimo al terzo posto della costruttori, anzi, scusate, della classifica piloti. Anzi, a un certo punto sembrava anche essere in grado di lottarsela con Perez per il secondo posto, e poi invece un crollo verticale con Aston Martin, che adesso è stata risucchiata anche da Mercedes, scusa, da McLaren. Mercedes l'aveva già superata mesi fa, e anche Ferrari, e quindi adesso si ritrova non più seconda, ma Mercedes, Ferrari, McLaren,
McLaren davanti si ritrova quinta, e meno di quinta non arriverà, perché comunque il distacco con Haas, Alpine, Alfa Tauri e Williams è nettamente molto grande, netto. Però anche a livello piloti, Alonso, da che sembrava poter lottare per la seconda posizione mondiale, a che si ritrova adesso quarto, pari merito con Sainz, e con buone possibilità che venga scavalcato anche da Lando Norris, che è dietro di lui, che è una posizione davanti a Leclerc. Intanto ricordiamo che invece per Lewis Hamilton, che ha scalzato Alonso dalla terza posizione, c'è sempre più possibilità di avvicinarsi a Perez e prendersi con un colpo di coda il secondo posto del mondiale piloti. E qui rientra un attimino la brutta situazione psicologica in cui Red Bull ha messo Checo Perez, quindi passo da Paolo in frasca, da Aston Martin a Perez, perché si dice che gli siano stati dati 3 gran premi di tempo per far vedere di valere ancora il sedile della Red Bull, dimenticandosi probabilmente che il primo mondiale di Max Verstappen è arrivato grazie alla straordinaria difesa nell'ultimo gran premio che fu disputato all'epoca, che era a Doha o a Abu Dhabi, non mi ricordo. Era Abu Dhabi, l'ultimo gran premio. Ecco, in quel gran premio in cui Perez era primo, che però doveva aiutare Verstappen per il titolo, che era dietro in classifica piloti a Hamilton, quindi gli avrebbe dovuto cedere anche la posizione in gara. Fece il diavolo a 4 e tutto quello che il mondo poteva immaginare, quello che il mondo non poteva immaginare, Perez lo ha fatto per tenere dietro in modo comunque regolare Hamilton, aiutando il recupero di Max Verstappen, che poi superò Hamilton e poi passò anche il compagno di scuderia, andandosi a vincere il Gran Premio, che è mondiale, il primo mondiale dei 3 conquistati da Max. Ecco. Sì, tra l'altro quando arrivano le dichiarazioni dei vertici Red Bull, dove dicono che Perez ha con noi un contratto fino al 2024, mi sembra più una minaccia che una conferma della sua guida per l'anno prossimo. Poi tutto si vedrà. Io sappiamo Red Bull come ragiona con i suoi piloti, diciamo che ci sono le porte molto scorrevoli, anche perché fin quando c'hai quel fenomeno che ti guida l'altra vettura, quelle che le guidano, chi guida l'altra, diciamo, fa un po', lascia un po' il tempo che trova. Però ci sono, diciamo, delle situazioni che possono, diciamo, suonare un campanello d'allarme. Qui voglio fare un parallelismo con quello che è successo nel Moto Mondiale con Honda e Yamaha, che affidandosi ad un singolo pilota si sono adesso ritrovati praticamente ultimi in classifica costruttori, perché appunto chi prima su Marquez e poi su Quartararo avevano puntato tutto, e adesso si ritrovano con un problema per un altro, due piloti che non riescono più a fare la loro prestazione, e quindi si ritrovano con un progetto fallimentare. Non sarà il caso di Red Bull, perché si è passati da Vettel e si è arrivati a Verstappen in 2-3 anni praticamente, quindi sono anche quelli fisiologici, diciamo, a new per progettare la nuova auto. Però mai dire mai nella vita. No, infatti questa è una situazione alquanto brutta, che non mi è mai piaciuta in casa Red Bull, perché ricordiamo che vittime di queste decisioni di Helmut Marko, capo di Red Bull Racing, sono stati Daniel Fiat, Alex Albon, che adesso guida la Williams, vittima in qualche modo simile lo stesso Carlos Sainz, che quando vide di non essere preso in considerazione decise di andare via da Red Bull. All'epoca appunto guidava con l'attuale Alfa Tauri, che si chiamava Toro Rosso, sempre Minardi alla fine, di Faenza, ci teniamo a sottolineare. E poi ci sono state anche altre vittime, vedi Gasly attualmente all'Alpine, è stato prima promosso in Red Bull, poi retrocesso di nuovo in Alfa Tauri, ha vinto per giunto un gran premio con Alfa Tauri, non si sa perché non è mai stato reclutato di nuovo idoneo per la prima macchina, anche se nel frattempo era arrivato Perez. È migrato, però sono appunto più piloti che sono stati
E lo stesso Daniel Ricciardo, che è ritornato a guidare Alfa Tauri, se n'era andato proprio perché, come Sainz, non gli piaceva il fatto di essere messo in disparte. Tutte le cose buone andavano per Verstappen, e addirittura gli fecero perdere, perché è quello che è successo. Quello che è successo a Monaco di qualche anno fa: Daniel, che era prima in classifica, un problema che non si è mai capito di preciso cosa fosse durante un cambio gomme, e Verstappen che gli passa davanti, e con lo stesso Daniel che in un team radio disse palesemente: mi avete fatto perdere la gara, mi avete fatto perdere il Gran Premio. Comunque, restano tre Gran Premi alla fine del mondiale: ci sarà Interlagos, Sao Paulo, il Brasile, poi ci sarà il ritorno negli Stati Uniti per la terza gara delle strisce in quel di Las Vegas, e poi l'ultima gara, che ormai è quella nuova, attuale, perché prima quella finale era un'altra, che sarà quella di Abu Dhabi. E quindi per questa puntata di Formula One After Race per il Gran Premio del Messico è tutto. Noi vi diamo appuntamento alla settimana prossima, perché tanto ci sarà il GP del Brasile. Vi ricordo anche i nostri siti, gsradio.it, trovershow.net, tutte le nostre pagine social, con YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, che adesso non è Twitter, è X, vabbè, chiamatelo come cavolo volete, e poi le nostre, trovate Daniele Antonio Battaglia o semplicemente anche Lugantino 7, e poi su Instagram il nostro Simo con Simons 3, più S possibili, 554. E allora, come vi dicevo, per questa puntata è tutto, l'appuntamento al Gran Premio del Brasile. Ciao!